Mosè è uscito dall'Egitto, lui salvato dalle acque, era disperato, perseguitato dagli uomini, era l'uomo solo, nella solitudine, pascolava il gregge. Ma ecco, ad un tratto, uno spettacolo mai visto, un roveto che ardeva, era da ore e ore che ardeva e non si consumava. Sentiva il crepitio delle fiamme tra le spine del roveto, tra i rami di quel roveto. Incuriosito, dice: voglio avvicinarmi. Voglio vedere questo spettacolo, un fuoco che divampa, il roveto che non si consuma. Era il segno di Dio. Aveva colto il segno di Dio. Fratello, sorella, Dio ti dà ad un segnale prima di farti sentire la sua voce. Beato te, se cogli quel segnale e ti avvicini per vedere lo spettacolo, per vedere che cosa sia questo segno, può darsi che mentre tu ti accosti, la voce di Dio giunga al tuo orecchio, rimbombi nel tuo cuore, irrompa nella tua solitudine. Voglio vedere ciò che succede. Si avvicina e ad un tratto ecco i suoi orecchi si aprono, una voce potente che rimbomba ha una eco profonda nel suo cuore. Mosè, Mosè, trasalisce quell'uomo. E subito grida: eccomi, eccomi, chi mi chiama? Sono qui. E la voce: levati i calzari, perché la terra che tu calpesti è santa. Sono io qui presente davanti a te. Ecco l'Oreb, alle falde, il luogo della presenza di Dio. E diventi il luogo della chiamata. Anche tu, fratello e sorella, questa sera sei giunto qui, alle falde dell'Etna. Forse stasera vedrai il segnale, il segno del fuoco. Ma se non lo vedi, vedrai un altro segno del fuoco che arde. Ma già da questa sera la voce di Dio suona dentro il tuo cuore. Dio ti chiama per nome. E mentre rivela se stesso, rivela te a te stesso, perché tu prendi coscienza chi sono io. Ti domandi chi sono io, che cosa io devo fare. A che cosa io sono chiamato? Ecco Mosè si scalza, si butta per terra e davanti a Dio. E Dio svela se stesso. Io sono il Dio di tuo padre e di tua madre, il Dio dei tuoi avi. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sono il tuo Dio che ti chiama. Mosè si butta per terra, è tramortito, sente la sua indegnità, ma anche sente di dover essere disponibile a quel Dio che li chiama, a quel
Eccomi, Signore, che cosa vuoi da me? Riviviamo un momento. Riviviamo per un momento questa chiamata di Dio fatta a quest'uomo ramingo nel deserto, che lì, davanti alla presenza di Dio, sente il mistero di Dio, sente la voce di Dio e sente in quella voce di Dio chi è Lui. Mosè, Dio ripete il suo nome, Mosè, il salvato dalle acque. Dio ti chiama, fratello e sorella, questa sera. Ti chiama per nome, vuole una risposta da te. E la prima risposta che tu dovrai dare è quella di Mosè, eccomi. E la secondo gesto che tu dovrai fare è togliati i calzari, adorare, in ginocchio, a piedi scalzi, perché la terra che calpesti è terra di Dio, è la terra santa, è la terra dell'incontro dell'uomo con il suo Dio, della creatura col suo creatore. È un momento importante nella tua vita, il più importante della tua vita, questo incontro con Dio. Non temere, ogni incontro con Dio fa trasalire la creatura. Anche Isaia, quando incontrò Dio nel Tempio, trasalisce, si sente impuro, indegno. Ohimè, sono perduto, le mie labbra sono impure. Ma il cherubino, il serafino, prende il tristone ardente di sotto il trono di Dio e purifica le labbra di Isaia. Ma Isaia sente questa sua indegnità. Ohimè, sono perduto, sono una povera creatura. Davanti alla maestà di Dio, davanti alla grandezza e santità di Dio, mentre i serafini cantano santo, santo, santo il Dio di Israele, il Dio degli eserciti, l'uomo si sente una nullità, sente la sua indegnità, però nel medesimo tempo è disponibile. Manda me, dirà Isaia. Eccomi, dice Mosè. Anche Daniele, quando viene toccato, cade, le sue forze vengono meno. Anche Pietro, quando vede il Signore, dice subito, allontanati da me, o Signore, perché sono un uomo peccatore. Davanti alla grandezza di Dio, l'uomo sente la sua finitezza. Quando Dio parla, quando Dio si fa presente, l'uomo sente la sua indegnità, la sua impurità. Quando non sente niente, non si sente indegno, quando non trasalisce, Dio non è un'illusione per la creatura. Non illudiamoci. Quando Dio si incontra con l'uomo, l'uomo trasalisce. L'uomo sente che c'è Dio e la presenza di Dio conquide. Se non ti conquide, non è Dio colui che vedi o credi di vedere. Non è Dio colui che ti parla o credi che ti parli. Mosè, Dio adesso
sveli il suo piano. Mosè ha detto, eccomi, Signore. Mosè ormai sa chi è colui che lo chiama, il Dio di suo padre, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E dice, eccomi, Signore, sono pronto per te. Sono una creatura indegna, ma eccomi, sono pronto a fare quello che tu vuoi. E Dio comunica la missione. Io sento la voce del mio popolo oppresso che grida. Ecco, Dio sente il crepitio della voce degli oppressi, quel rovete ardente che crepita, e l'amore di Dio che sente il grido degli oppressi e vuole salvare il suo popolo. E manda Mosè il Salvato ad essere il Salvatore del suo popolo. Fratello, sorella, questa voce è anche per te. Tu non sai quali sono i progetti di Dio a tuo riguardo, ma anche tu sei chiamato a salvare. Sei chiamato a salvare insieme con il Salvatore, con Gesù. È già nel tuo battesimo questa vocazione che Dio ti rinnova questa sera ad essere Salvatore e Salvatrice insieme con Gesù il Salvatore. Anche tu sei stato salvato nelle acque, anche tu sei chiamato a questa missione. Ricordati di questa parola, sei chiamato tu, anche tu, a salvare con colui che salva. Anche tu sei stato salvato nelle acque del battesimo, e adesso come sei stato salvato, sei chiamato a salvare. Ed io adesso incomincio il colloquio con Mosè. Mosè vuole sincerarsi, chi è questo Dio? E Dio dice il suo nome, svela il suo nome, non soltanto la sua presenza, ma svela il suo nome, la sua essenza. E Dio che ti fa penetrare in sé, penetra dentro di te, e mentre si rivede a te e ti chiama per nome, ti dice chi è Lui. Io sono colui che sono, io sono Yahweh. Così dirai a coloro ai quali io ti mando, colui che è, io sono, mi manda a voi. Adesso Mosè ha il nome di Dio dentro il suo cuore, e ha l'amore di Dio dentro il suo cuore. Quella fiamma del roveto ardente ormai si è comunicata al cuore di Mosè. Mosè sente il crepitio dell'amore di Dio dentro il suo cuore. Sente il nome di Dio, e Dio che lo manda, e lascia il suo bastone, lascia le pecore, perché Dio gli dà un altro bastone. Ecco il bastone. Con questo bastone tu opererai dei prodigi. Lo dota di carismi, di doni taumaturgici, perché egli compia la missione che egli affida. Anche a te, fratello, sorella, del rinnovamento, anche a te il Signore ha dato dei carismi, ha dato dei doni, non perché tu ti baloccassi dei doni di Dio, non perché tu ti dilettassi dei doni di Dio, ma perché tu usassi i doni di Dio per salvare coloro ai quali egli ti manda, per compiere il tuo ministero, per compiere la tua missione. E non c'è nessuno qui che non abbia un ministero, non abbia una missione, non abbia una vocazione. Dio ti chiama, e se non ti ha chiamato fino a questo momento, ti chiama questa sera,
per questa missione e ti dona quello che è necessario perché tu compia la tua missione, purché tu creda in colui che ti manda, credi in Yahweh, io sono il Signore Dio tuo, l'unico Dio, non c'è altro di fuori di me. Tu compirai te stesso, rivelerai te stesso il tuo nome, facendo la mia volontà, compiendo la tua missione. Noi ci realizziamo, fratelli e sorelle, realizziamo il nostro nome, il nome con cui Dio ci ha chiamato, facendo la missione che Dio ci affida, compiendo la sua volontà. E Mosè parte. Parte e Dio gli dice, incontrerai Aaron, tuo fratello, perché Dio non manda mai solo nessuno. Ricordiamoci di questo. Dio non manda mai nessuno solo. Gli dà sempre qualche compagno. Questo è lo stile di Dio. Lo stile che sempre Dio ha conservato. Dio non manda solo nessuno. Chi è solo, se cade, che lo rialzerà? Dio manda sempre un compagno. Questa volta Dio gli dà Aaron, suo fratello, e con Aaron gli dà una comunità, la comunità degli Israeliti. Non sono più le pecore che egli guiderà, ma guiderà un popolo, il gregge di Dio. Non sarà più il suo bastone di pecoraio che egli agiterà per guidare le pecore, ma sarà il bastone di Dio con cui guiderà il suo popolo, il popolo del Signore, la comunità della salvezza verso la libertà. Con quel bastone opererà prodigi, con quel bastone egli opererà miracoli davanti al Faraone, con quel bastone aprirà le acque del Mar Rosso. Farà passare il suo popolo, con quel bastone guiderà attraverso il deserto il popolo verso la libertà, con quel bastone batterà la roccia e farà scaturire acqua per tutti, perché tutti possono bere e dissetarsi. Anche tu avrai il bastone del comando nelle tue mani, avrai la grazia di Dio dentro di te, nelle tue mani, perché tu debba compiere la tua missione, ma non puoi sempre agire da solo, mai puoi agire da solo. Avrai bisogno del tuo fratello e soltanto nella comunità che tu dovrai operare. Sono due indicazioni importanti per te. Mai da solo e mai fuori dalla comunità. Mosè è il capo di una comunità. Mosè ha sempre accanto a sé Aaron, che diventa come l'interprete suo. Ha accanto altri che guideranno insieme con lui il popolo. Ricordati di questo. Nel rinnovamento non c'è posto per gli isolati. Nel rinnovamento c'è una comunità. Ed è nella comunità che Dio abita, è nella comunità che Dio opera, è nella comunità che tu devi stare con i tuoi fratelli. Avrai accanto gli altri che opereranno con te, perché Dio non vuole mai operare così come isolato, non ti vuole mai isolato in mezzo alla moltitudine, ma ti vuole insieme con i tuoi fratelli, ti vuole in comunità. Ma questa sera tu dovrai ascoltare la parola del Signore e dovrai partire per la missione che Egli ti affida. Siamo qui alle falde dell'Oreb, siamo alle falde dell'Etna. E questo è il luogo della presenza di Dio. Sentiremo in questi giorni la
la presenza viva del Signore. Ve lo garantisco. Se avete il cuore aperto, gli occhi aperti, sentirete la presenza di Dio, sentirete la voce di Dio che vi parla, perché questo è il luogo della presenza, il luogo dell'ascolto, il luogo della rivelazione e il luogo anche della partenza per quella missione che il Signore vi affida. Fratelli e sorelle, eccoci qui tutti davanti al Signore, sotto la tenda, sotto il baldacchino, come Egli ci ha detto, la gloria del Signore è su di noi. Questa sera noi siamo qui e vedremo questa sera più tardi questo fuoco ardere davanti a noi. Dio ci affiderà una missione da compiere, ma vuole che questo fuoco arda dentro di noi, che ognuno di noi diventi un roveto ardente, che ognuno di noi diventi una presenza di Dio, che ognuno di noi sia come la voce di Dio, che ognuno di noi parta di qui con il bastone del Signore per un lungo cammino, per compiere quella missione che Dio affida. Alleluia. Vogliamo far tesoro dell'insegnamento che abbiamo ricevuto e trarre per noi alcune applicazioni pratiche, concrete, che ci guideranno nel cammino di questa settimana. L'ultima relazione. Non ho la voce tuonante come Padre Matteo. L'ultima relazione ci parla della colonna di fuoco. C'è un cammino che ci attende, ma intanto il Signore vuole farci sostare a lungo una settimana davanti al roveto ardente. Noi non saremo colonna di fuoco, non saremo luce, non saremo testimonianza nel potere dello Spirito Santo, se non ci lasceremo rigenerare, riempire dallo Spirito Santo davanti al roveto ardente. Perché nel roveto c'è lo Spirito, nella colonna di fuoco c'è lo Spirito Santo. È sempre lo stesso segno, ma non c'è movimento, non c'è dinamica, non c'è crescita se non ci lasciamo riempire. Questa è la profezia che grava su questa settimana ed è l'aspettativa, l'attesa del rinnovamento delle nostre comunità, l'auspicio del Comitato Nazionale che favorisce questa settimana. Noi vogliamo essere riempiti dello Spirito Santo, vogliamo una Chiesa ripiena dello Spirito Santo, comunità ripiene dello Spirito Santo. E allora ci dobbiamo interrogare: perché non siamo ancora riusciti a mettere sotto sopra il mondo? Perché non siamo ancora ripieni dello Spirito Santo? Perché l'annuncio della salvezza non è così forte, catalizzante, sconvolgente per coloro che arrivano nelle nostre comunità, così da agganciare la loro vita? Perché non siamo ancora ripieni dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di riempirci dello Spirito Santo, della sua azione. Lo Spirito, vedremo, ci illumina, ci ispira, ci muove. Questo sarà un tempo nel quale lo Spirito Santo farà luce nella nostra vita, ispirerà nella nostra vita decisioni nuove e ci muoverà a realizzarle. Ma
Il fine è sempre la comunità. Nella solitudine di Mosè c'è già il progetto di Dio. Dio lo aspettava come ha aspettato noi per donare una comunità, un popolo. Ecco, forse alcuni di voi sono venuti qui in una situazione di solitudine, nel rapporto con i loro fratelli, nel rapporto con il pastorale della comunità. Il Signore vi farà ritornare laddove avete fallito. Il Signore vi farà ritornare laddove forse ancora non siete andati. La prospettiva è questa. Non si cammina da soli, ma si cammina in colonna. Allora lo Spirito ci incolonnerà e ci darà questa fiamma rigenerata nel nostro cuore. È un roveto che non si esaurisce, non si consuma, ma è una fiamma che forse deve ancora essere accesa nei nostri cuori. Questa è la prima e importante verità che diventerà causa di decisioni, di illuminazioni, di ispirazioni in questa settimana. Ancora un'altra cosa molto importante: lasciamo che lo Spirito Santo porti fortemente nei nostri cuori in questi giorni l'amore del Padre e la salvezza di Cristo Gesù, perché anche Dio non è solitudine, è Trinità, è comunità, ed è lo Spirito Santo che ci porterà il Padre e il Figlio, è lo Spirito Santo che ci aiuterà a vincere la nostra solitudine. Ecco che questo tempo spirituale che vivremo insieme sarà un tempo per condividere, sarà un tempo per approfondire, sarà un tempo per vivere anche la correzione fraterna, non soltanto per ascoltare, per ricevere, ma anche per donare, per donarsi. Non siate allora pigri, non siate riservati, non siate isolati, perché lo Spirito ci spinge a fare comunità, ci spinge a diventare famiglia. Sono due le dignità che noi dobbiamo guadagnare in questi giorni. La prima è quella di diventare figli e quindi fratelli. È così che si diventa famiglia. Quindi tutta quella che è la vita del Padre è al tempo stesso la dignità di discepoli, la vita del Figlio, di Gesù Maestro. Allora, figli e fratelli e discepoli al contempo. Le dobbiamo vivere pienamente queste dignità e non esclusivamente una o l'altra. Siamo ad una scuola di vita carismatica, è una settimana di vita carismatica. Veniamo allora come discepoli per imparare da Gesù Maestro. Ma sarà lo Spirito di Dio a guidarci. Attenti, ed è la Scrittura che ce lo insegna. Non basta essere in amicizia con Gesù, non basta essere discepoli di Gesù per avere una vita cristiana nel potere, nella vittoria, nella felicità che la Scrittura ci assicura. Guardate gli Apostoli. Prima della Pentecoste, pur essendo alla scuola di Gesù, pur essendo accanto a Gesù, pur essendo con il Maestro, erano ancora sotto il potere, l'effetto dei desideri della carne, e cadevano, eppure Gesù era lì con loro. Allora non basta che Gesù, il Signore, sia qui accanto a noi, non basterà avere soltanto un'equipe che si prenderà cura di voi, se voi non aprirete il vostro cuore all'azione dello Spirito Santo. È lo Spirito che trasforma la nostra vita e la rende cristiana in Cristo. Lasciamoci allora guidare dallo Spirito Santo. Diventiamo anavim. Anavim è una parola ebraica che è pregna di significati. Significa piccoli, significa umili, significa bambini, ma significa anche famiglia. Allora diventiamo anavim, i piccoli di Dio, coloro che cercano sinceramente Dio, che hanno bisogno di Lui. Non sia un bisogno personale, forse alcuni sono venuti per un colloquio con Padre Matteo, forse alcuni sono venuti
per avere la possibilità di parlare con un leader, con un anziano del rinnovamento. Non è questo lo scopo della nostra settimana. Diventiamo invece piccoli davanti a Dio e lasciamoci usare con docilità dallo Spirito Santo. Forse altri sono venuti per riposare, per avere un tempo anche di svago nel loro cammino, nella loro vita. Ci sarà anche tempo per riposare, non avremo che due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio, avremo anche tempo per riposare, ma il nostro riposo sia un riposo nello Spirito. Riposiamo in Dio. Entriamo nella vita di Dio. Giovanni 2 ci dice che il Signore conosce ciò che abbiamo nel cuore, conosce i nostri pensieri. Prima Corinzi 2 ci dice: noi abbiamo il pensiero di Cristo. Sia questa settimana l'occasione per entrare nel pensiero di Cristo, Lui che conosce i nostri pensieri. Entrare nel pensiero di Cristo significa capire qual è la volontà di Dio su di noi, qual è la volontà di Dio sulle nostre comunità, qual è la volontà di Dio nel nostro cammino di animatori, di responsabili. Qual è la volontà di Dio? Io ti ho ricevuto la preghiera di effusione e adesso sento nel mio cuore il desiderio di impegnarmi. Qual è il pensiero di Dio? Questa settimana allora può anche essere per noi un tempo di riposo, ma riposiamo in Dio, perché Egli ci parli e lo Spirito che è Maestro interiore parli dentro i nostri cuori.